tanta gente non si era mai vista. Ha registrato un record di presenza l'evento Clou di Ripalta di Cartoceto, il borgo in festa. Quest'anno ha spento 10 candeline festeggiando con centinaia di persone che hanno affollato la festa organizzata dall'Associazione Culturale e Ricreativa Ripalta e i suoi amici. Balli, musica, enogastronomia e l'intrattenimento per bambini hanno animato il borgo per 4 giornate, da venerdì a domenica, confermando il successo della manifestazione. Ho una soddisfazione unica che il pubblico ha premiato questo nostro 10° anno di attività per il nostro territorio, la valorizzazione del nostro territorio, la cultura del nostro piccolo borgo di Ripalta. Vediamo alle tue spalle tantissimi volontari, questa è solo poi una parte della squadra. È solo una parte perché altri sono impegnati, chi a ballare, chi a pulire. È veramente fantastico avere dei collaboratori come questi, a partire dal gruppo del direttivo e tutti gli altri volontari che ci aiutano per realizzare questo magnifico evento. Altra iniziativa confermata, il gemellaggio rinnovato con la cooperativa Tre Ponti e l'associazione culturale Montegiano C'è. Oltre al decennale dell'evento, poi Ripalta ha celebrato un altro importante anniversario, il 50° dell'inaugurazione della chiesa dei Santi Biagio e Cesario, dove per l'occasione è stata allestita una mostra dedicata alla storia, ai luoghi della memoria, ai suoi abitanti e alla devozione per la Madonna di Campo di Fiori. La vecchia chiesa si trovava nella zona vicino al castello, quindi dentro il borgo antico. Poi 50 anni fa, per motivi di staticità della chiesa, si è reso necessario costruire questa nuova chiesa. Sicuramente manifestazioni come queste sono anche l'occasione per riunirsi tutti insieme. Facevo questa considerazione stasera guardando la gente. Una delle difficoltà che noi oggi notiamo, anche quando si va al ristorante, che c'è una famiglia, un gruppo di amici, non discorrono, non parlano, sono tutti col telefonino. E invece qua tu vedi la gente che parla, ride, scherza. Quindi credo che è una bellissima occasione per riscoprire la semplicità del rapporto umano.